L'Empoli non vince da quasi due mesi, la Samp invece arriva da due successi consecutivi. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al centro sportivo Monteboro di Empoli per la 14ª giornata del campionato Under 17. Passiamo alle formazioni partendo dai padroni di casa. Tre novità rispetto al 2-2 contro lo Spezia: Vertua al posto di Poggiolini in porta, Fiorini e Coppola al posto di Tatti e Barsotti in avanti. Rispondono gli ospiti con un solo volto nuovo rispetto all'ultimo weekend. Si tratta di Sava al posto di Melani, che parte dalla panchina. Pignataro alza la testa, sventaglia in direzione di Fiorini, che controlla di testa, poi Sombrero, Fiorini in area, rimpallo, Fiorini esterno della rete, rolla, va lungo a cercare Coppola, respinge D'Amore sui piedi di Bacciardi che carica al destro e va vicinissimo all'1-0. Scatta in profondità Coppola, rolla, lo vede e lo lancia. La posizione del numero 9 è regolare. Pallonetto su D'Amore, entra in area. Coppola, dribbling, la offre a Bacciardi. Parata col piede di Cervone. Malai, tocco d'esterno per Giolfo che calcia dalla distanza. Non blocca il pallone Vertua, sarà corner. Parte Islam dalla bandierina, Giolfo la gira, gran parata, ma sul tapin arriva Costantino che la scaraventa in porta, vantaggio della Samp 1-0. Palla morbida di Pignataro, sponda di Massarelli per Coppola che viene murato al momento del tiro, la sfera però rimane in area. Massarelli si accentra, la offre a Forciniti che trova il varco giusto, rasoiata nell'angolino, la pareggiata l'Empoli. Va Bacciardi, finta Tempre col sinistro, deve metterci una mano Cervone. Corner già battuto, Bacciardi, tiro, cross, Cervone, poi Coppola, spara alto da due passi. Fiorini allarga per Massarelli, sta arrivando anche Tempre, Massarelli punta a Sinatra, passa in mezzo a due, calcia e trova un gran gol il numero 7 dell'Empoli per il 2-1 dei toscani che ribaltano la partita. Area molto affollata, arriva la traiettoria, smanaccia Vertua, palla all'indietro per Malai e stavolta Vertua non ci arriva, la pareggiata subito la Samp, 2-2. Campanile che spiove al limite dell'area, allontana la difesa dell'Empoli, Panariello cerca spazio per il sinistro, Vertua la tiene lì. Sono scaduti 5 di recupero, per il momento però si gioca ancora. Parente per Forciniti e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Una partita divertente, emozionante tra Empoli e Samp finisce 2-2.